Siamo ospiti di Evo, ragazzi. Eccoci qua. Un giardino, hai sfoderato il giardino. Per farti vedere che il SUV serve, mica solo per andare all'aperitivo. Mi sei andato fuori. Ho superato addirittura un gradino, un marciapiede. Ragazzi, vedete, cioè, segni, è arrivato fino qua. L'ho alzata per sentirmi ancora più figo. Cioè, io pensavo non riuscisse a salire su marciapiede lì. Non mi è successo, l'hai fatta con disinvoltura. Sì, sì. È color forsizia. Sì, hai visto. Abbiamo anche trovato. Cos'è? È la forsizia, quindi non lo so. Può essere. Non ti scordare. Adesso qualcosa di macchine, ma sarà Lilla. Sarà la Lilla? Sì. No, Lilla non credo. Fucsia al massimo. Vabbè. Allora, ero molto curioso di vederla. Sì. Fabio, ti ringrazio per avermi chiamato qui con te, perché ne sento parlare. Sento parlare di Daniele Galbiati, che è direttore di gara di Lamborghini. Sì. Che faranno anche il trofeo sì. Marca con questo sì, qua. Sì, è la prima volta? Sì, la prima volta, mai sentita una cosa del genere. Però davvero a vedere da questa, che è la base di partenza, una macchina comunque stradale con tutti gli optional di questo mondo, tutti i comfort eccetera, è stata davvero una gran sorpresa. Anch'io, sai che non sono un amante di questa tipologia di macchina, oltretutto sembra un controsenso, un SUV così sportivo eccetera, però devo dirti che è davvero sorprendente. Senti, sì. Parti subito dal motore, facci allora, capire cosa c'è sotto motore, ancora. Il motore è un V8 biturbo. Si può vedere? Sì, si può vedere, ma rimarrai un po' deluso. Comunque, vabbè, è un V8 biturbo, è inutile nasconderlo, di fatto come base è un motore Audi, è un motore che ha la stessa tipologia di... Dove ce la facciamo? Mi spiace, questa è stata una domandona. Vado io a cercarlo, tu continua a parlare. Qua. Trovato, grande. Okay. Facilissimo. Beh, sì, è tutto molto bello ordinato. Di plastica, sì. C'è un ricordo delle Lamborghini, che l'ordine di accensione era una cosa che era riportata anche sui V12 Lamborghini, sulla Countach piuttosto che sulla Diablo, eccetera. Ma a parte questo, sotto questo coperchio di fatto c'è un V8 Audi, rimappato, modificato finché vuoi, ma la base è quella. Però parliamo di un motore che è montato sull'RS6, su macchine che a livello di prestazioni non c'è nulla da dire, ecco. L'abbiamo visto rullato recentemente al banco prova, non ha limiti. No, cioè, non ha limiti, fai conto che in questo step qui ha 650 cavalli, 850 Nm di coppia, quindi insomma sulle prestazioni c'è poco da dire, al di là del fatto che vabbè, noi che amiamo le cose vecchie, quando vedevi un V12 Lamborghini con tutti i suoi cavi delle candele rossi e tutto quanto, aveva il suo fascino. Qui vabbè, si vede questo coperchio di plastica sotto il quale c'è questo motore. Comunque, al di là delle questioni affettive o romantiche, comunque è un motore esagerato, al massimo della tecnologia, le turbine montate all'interno della V dei cilindri per avere meno ritardo di risposta, tutto quello che serve per andare forte, per essere confortevole, associato al cambio che è un 8 marce automatico, anche questo ritarato per dare più sportività eccetera, comunque è un cambio ZF montato su bene, poi quando auto. Ci porterai a fare un giro, sì. Se ci porterai avremo certo. Modo di apprezzarlo, certo. Un'occhiata anche, scusate, sì. So che è di una banalità pazzesca guardare i fari, direte, sì, ma sì, mamma, che cazzo te ne frega dei no. Fari, invece l'idea di dover andare a cambiare una lampadina qua sì, un pochino sì. mi incrippa. Sì, sai, poi ormai questi fari sono diventati un elemento di design nelle macchine, no? In particolare c'è questa Y che è ormai la firma delle Lamborghini. Tecnica LED vedo stampato qui. Tutto quello che può avere come tecnologia una macchina di questo tipo. Certo, certo. Senti, la linea, dimmi tu cosa ne pensi, perché è talmente squadrata, spigolosa, sì. C'ha delle forchette qui nello sì. Spoiler anteriore, sì, sì. Però è intrigante. Sì, è intrigante. Devo dire, secondo me, vista dal vero, è molto più bella che come l'avevo vista in foto, alluminio. Alluminio è molto più bella che vista in foto, è una Lamborghini, comunque i tagli netti non hanno, cioè come nel design di Lamborghini è sempre stato quello di essere molto vistoso, particolare, la riconosci, e anche in questa tipologia di macchine sono riusciti comunque a dare un'identità, perché non dimentichiamo anche qui che Lamborghini è tutto, però sotto questa scocca c'è un Audi Q8 di fatto, eh. Cioè la scocca, la meccanica di base è quella di un Audi Q8, gran bella macchina. Però insomma, vedendola così, è un'altra, anche a livello di design l'hanno differenziata parecchio. Ecco. Sì, la parte che mi ispira meno è il tre quarti posteriore, visto sì. Laterale, la coda non l'ho ancora vista, Pascal è già lì, però
Questa parte è l'unica che mi lascia un po' così, sì. Non mi convince più di tanto. Sì, questa, sì. È un taglio, sì, è una cosa che ormai è da tempo, hanno cominciato sulle Station, poi sui SUV, a voler dare questa linea per renderla simile a un coupé e renderla più sportiva. Non dimentichiamo che è una macchina che è lunga 5,10 m, quindi insomma, per dargli probabilmente una forma anche un po' più slanciata, sì, meno, hanno fatto questa scelta. Anche i gruppi ottici riprendono sempre quella famosa Y che era stata introdotta, vado a memoria, credo con l'Aventador sia stata la prima a avere questo motivo per riconoscerla dalle altre. E anche qui è molto particolare, secondo me, cioè, non hai dubbi che sia una Lamborghini, no? Su questo c'è da dire che non la confondi con la macchina da cui deriva, sì. È molto bella, meccanica, come abbiamo detto, raffinata, eccetera. Posso aprire? Certo. Si apre anche il... Dovrebbe aprirsi, sì. Solo per capire, beh, insomma, anche uno spazio assolutamente degno di nota, vero? Sì, con questo spiovente. Sì, certo, ti limita. Perdi la zona di carico, però penso che al cliente che ha 650 cavalli, esatto, con un motore così, penso che interessi relativamente. Qualche numero così, 3,6 secondi da 0 a 100 all'ora. Parlavo stamattina con un tecnico della Lamborghini, mi diceva dai tempi che abbiamo visto in pista sono tempi migliori rispetto a quelli della prima Gagliardo, perciò parliamo di una macchina motore centrale, di una sportiva, cioè una cosa incredibile. Anche noi oggi abbiamo fatto dei test in pista e abbiamo trovato davvero dei tempi da macchine sportive vere. Si è messa dietro tante... ma per la prima che mi viene in mente la Nissan GT-R, per esempio. Porca miseria. Piuttosto che anche la BMW M5, comunque sempre una berlina, ma come potenza siamo sugli stessi livelli, 600 cavalli contro 650, però qui abbiamo 2002 di peso contro circa 2000, così, quindi 200 kg di peso, e poi il baricentro alto, eccetera. Pensare che una macchina di questo tipo vada come una berlina sportiva, o addirittura una coupé come la GTR, che è fuori da qualche anno, ma è sempre una signora macchina. Ok, insomma. Ma è più Lamborghini o è più un RS6? Perché ormai quando parli di RS6... Allora, gli hanno dato una connotazione Lamborghini su come assetto, sono riusciti a migliorarlo ancora, però è chiaro che la derivazione è un Audi, e quindi la parentela la senti, ma gli hanno dato un carattere che è suo, insomma, chiaramente lontano da quelle che erano le vecchie Lamborghini o che sono i modelli più prestazionali, più estremi, certo. Però insomma, se calcoli che un SUV così non si era visto, sì, c'è la Stelvio quadrifoglio, però anche altri prezzi, si parla di 209.000 euro la macchina più i soliti accessori, perché qui, ecco, hanno preso il vizio di Audi di farti pagare un sacco di accessori, questi sedili che vediamo in Alcantara con le cuciture a vista costano qualcosa come 3.000 euro, sedili totalmente... L'uno sì, o il set. La regolazione totalmente elettrica, le finiture è... in casa... No, è solo parziale, questa qui è proprio il totale elettrico, anche questo, piuttosto che la fibra di carbonio con le finiture interne che vediamo, insomma, hanno imparato da loro, quindi io credo che una macchina così sia una macchina, sto andando a occhio, ma da 260-270.000 euro con gli optional che assumo. Senti, pensa Fabio al passo avanti che è stato fatto, adesso mi stava venendo un sorriso mentre ascoltavo le tue parole, perché solo qualche... cos'erano 20 anni fa l'LM02, esatto, cioè il passo avanti che ha fatto questo, sì, tipo, quella là era sicuramente veloce, ma era comunque come anima più fuori strada, no? La cosa incredibile è questo. Allora, ne parlavo proprio oggi con questo tecnico che ci ha assistito durante i test e diceva è più difficile fare una macchina così che fare un Aventador SVJ, paradossalmente, perché lì ci sono una serie di parametri che tu non consideri: comfort, fruibilità, quegli aspetti lì sono secondari. Qui invece comunque deve rispondere a determinati requisiti di comfort. Lui mi diceva guarda solo le sospensioni, no? Hanno un'escursione che va, mi parlava di 9 cm tra l'assetto più basso che hai nel programma corsa, che è quello più sportivo, e quello off-road, hai 9 cm di altezza che ballano, quindi devi studiare una macchina che vada bene in due configurazioni. Certo. Ma tu questa potresti alzarla? Sì, adesso è alzata. Così è più alta? Così è più alta e del resto per affrontare quel marciapiede fuori strada che hai fatto qui negli sport, assolutamente. E questa è la più alta. Poi anche nel fuoristrada lui mi diceva ci sono due programmi, uno
che è il programma sabbia e l'altro che è fango. Quindi diceva, sembra una stupidata, però uno è ottimizzato per andare nel deserto, nella sabbia, così con determinate caratteristiche, l'altro per affrontare dei percorsi diversi, quindi tarature diverse di tutti i sistemi, certo, di controllo. Quella, la mia obiezione è stata, vabbè, ma con queste gomme Pirelli P0 Corsa dove vai? Dove vai? Adesso Invece queste qui sono un altro optional, sono 1500 euro oltre alle ruote da 22, perché di serie hai 21, però loro hanno omologato anche delle ruote più orientate verso il fuoristrada, anche se sinceramente vorrei vedere una persona che compra questa macchina e che va... Esatto, strada, i cerchi, ecco, costano esattamente cada uno come la mia macchina, sì, cioè esatto, come tutta la mia macchina. Fai conto che questi cerchi, che sono appunto un design particolare e sono i 22 anziché i 21 di serie, comunque si possono avere anche i 23, hanno un supplemento di 3800 euro questi. Mm-hmm. Vabbè, cosa vuoi che sia? Sono mostruosi anche i freni, perché io dei dischi da 4,40 di diametro non li avevo mai visti. E del resto, per quando fai la somma tra una massa di 2200 kg e le prestazioni che ti danno 650 cavalli di potenza, devi anche fermarli. E devo dire che anche lì siamo rimasti sorpresi, perché anche in pista siete delle carogne, Fabio, perché dovresti, sì, anche prendere l'abitudine buona di, sì, invitarci quando fate le prove in pista, anche, esatto, perché poi vedere queste gomme qua come le avete, come, sì, le avete stracciate, sì, c'è da immaginare che esatto, e tieni conto che queste sono delle gomme che in realtà abbiamo fatto i primi giri iniziali, poi abbiamo usato un altro treno di gomme che alla fine dei test erano impossibili da utilizzare, quindi abbiamo rimontato queste. Ok, le altre, senti, erano... solo l'ultima, certo, poi andiamo a bordo. Sì. Materiale, che materiale è? Materiale alluminio, come insegna Audi. Sì, al tatto anche a me sembrava quasi plastica. Materiale... Esatto, anch'io ho avuto quel dubbio lì. In realtà sono le scocche miste dell'Audi, dove hanno gli elementi strutturali in acciaio, varie leghe così, e la pelle, la carrozzeria esterna in alluminio e tutti gli altri particolari in alluminio per cercare di contenere il peso, ma siamo sempre sui 2200 kg. Come andiamo, dicevo, a bordo, così la faccio diventare. Benissimo. 2800. Esatto, così esco dal mio percorso fuori strada, la abbasso, metto le regolazioni piano, più perché belle. Lì è audace quella... Okay. Ci facciamo portare le gomme. Sì, 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 montiamo le catene, okay, dai. Va bene. Vai piano, che qui è, sì, è occhio pendente, che il mio vedi che ho messo. Qua è ripida. Ah no, aspetta. Aspetta, adesso Pasquale terra, non ci vede, dai, non terra, ci vede. Dopo glielo facciamo inquadrare questo, dai, gigolino qui. Io che direi è... di mettere un terra. Hai messo terra? Con terra. Siamo tranquilli? Sbaglia. Guarda che qui è pendente. Occhio, per fortuna è il 4x4. Hai visto? Non abbia neanche toccato il suo. Mamma mia. È proprio una gippona, sì, Hai visto che roba? Basta, la nostra avventura. Per fortuna hai messo terra e sabbia. Strada si conclude, io opterei per un... Io caricherei Pasquale, se non vuoi sentire, sì, le bestemmie che ci deve rincorrere a piedi. Pasqua, scusa, allora, mentre tu eri giù, noi abbiamo rischiato. Siamo andati su terra, perché lì c'era della terra, effettivamente. Noi Anima, siamo andati su terra. Buttate la classe. Sì, esatto. Terra, perché tinti lì non uscivamo. A finita la terra, cosa dici? Un strada ti va bene? Io anche sabbia, se dovrei andare la sabbia. Strada, tac, se vedi c'è che nebbia? Adesso pian piano nebbia si abbassa. C'è. No, nebbia non c'è. Pian piano si abbassa e si è abbassata, sì. E si parte con strada. Beh, però è pazzesco, sì, è sì. Un colpo d'occhio. Sì, sì, senti, qualche monitor lo mettiamo? Allora, meno, monitor, no? Qui c'è di tutto, di qua più. Usiamo ci questo. Ci sono un'infinità di cose da fare. Anche qui è un sistema Audi, chiaramente, è lo stesso sistema di infotainment dell'Audi. E qui abbiamo tutte le varie possibilità di selezionare di tutto, di più.
Uno, due, tre. Esatto. Questo tre invece è solo sì, per... Anche questo è per la climatizzazione e per qualche dispositivo che si può attivare o disattivare, per esempio il cambio di corsia, questo è il mantenimento della corsia. Ecco, grazie, molto gentile, esatto, molto gentile. Te l'ho anche detto, potevo non dirtelo. Esatto, cambio corsia, poi... Guarda cambio, la strada, allora, faccio io, okay, guarda la io, ecco, esatto, il problema di queste cose è proprio questo, no? Che uno si distra... No, è fatta. Qui ci sono start and stop, perché ahimè anche questo, abbiamo lo start and stop come su tutte le macchine ormai di nuova generazione, esatto, quello per mantenere la velocità costante in discesa in fuoristrada, ecco, prima potevamo usarlo, ma non era abbastanza ripida la nostra discesa. E poi si possono personalizzare. Allora, questo è un comando che è interessante perché Ego, uno se lo personalizza, con questo richiami il settaggio che tu avevi scelto prima e con questi tre tasti te lo vai a creare. Qui cambi la trazione, poi li rivedi qui, no? Ah, lavora, okay, sulla trazione, la ripartizione della trazione, sullo sterzo e sulla regolazione delle sospensioni. Quindi ti scegli questi tre elementi, li vai a personalizzare e quando tu richiami il tuo programma preferito, appunto Ego, lui immediatamente ti riporta i settaggi che avevi scelto tu. Se no, ci sono questi che sono preimpostati, che sono lo strada, appunto quello più confortevole sia a livello di sospensioni, lo sterzo più morbido e la trazione ripartita equamente tra i due assi, mentre invece quando passi a sport e corsa chiaramente hai delle impostazioni più finalizzata la prestazione, quindi ha una risposta del motore più pronta, una trazione che è più ripartita sul posteriore, un intervento meno invasivo dei controlli. Volendo poi a tutto questo, con questo tasto puoi disattivare totalmente i controlli e quindi a questo punto non hai più controllo di stabilità e di trazione. Sì, anche se poi effettivamente con la trazione integrale la potenza riesce a gestirla molto bene nonostante i valori in gioco, è una macchina molto equilibrata anche come ripartizione dei pesi eccetera, quindi tutto sommato è una di quelle macchine che si può anche disattivare le elettroniche che resta gestibile. Anche all'interno del cruscotto la linea è destinata a stupire, no? è proprio un pugno forte nel senso positivo. Sì, no? Sì, certo. Allora anche qui in linea abbiamo le bocchette, classiche cose del design che è tipico Lamborghini. Questa parte qui e poi tutto il resto ritroviamo comunque componentistica Audi, tasti, e anche le varie, il sistema di infotainment, questi certo, tasti certo. Sul volante è tutta roba Audi, sì. Chiaramente. Sì. Questo sembra uno scherzo. Sì, comunque. Sì, sì. Sembra quasi allora, un gioco che trovi. Sono diventato al pazzo. Toys per i bambini. Sono diventato matto quando sono salito perché tu tiri questa leva e si inserisce la retromarcia, no? Dopodiché, cosa fai? Ti viene in mente di cercare il modo di andare avanti, no? Perché a un certo punto ho detto vabbè, vado in giro in retromarcia perché non so più come fare. E invece qui trovi questo, questo è il tasto per l'avviamento, che è quello di tutte le Lamborghini, questo sistema che richiama un po' il mondo dell'aeronautica, il parking classico, il manuale per passare da manuale automatico e tu dici drive, schiacci qui e lo spingi, fai di tutto e devi semplicemente tirare la paletta destra per mettere cioè qui non fai qui niente, non fai niente. Qua è solo ti dice guarda qui sei non in fai drive niente. È vero che poi uno ci si abitua, non però niente. Uno quando mette la retromarcia qui vede una scritta di eccetera vai a pensare che sia qui. Però vabbè, chiaramente è un problema che chi certo. La compra lo risolve, però delle volte devo dirti che è anche scomodo perché magari tu stai facendo retromarcia, poi hai il volante girato, devi andare a cercare il più per inserirlo, invece un tastino magari per sarebbe stato più intuitivo. Sarebbe stato, sì. Quello che noto poi, Fabio, anche sì. A testimonianza di quello che mi hai detto, i tempi che avete fatto tu, Tommy, sì. Oggi in pista. Da vera sportiva, la sì. Tua posizione non è quella di uno sport utilitario, sì, di un crossover o di un fuoristrada. Sì, esatto, no? Quella è anche una cosa molto positiva perché è la seduta abbastanza bassa, poi chiaramente la puoi regolare, la puoi alzare, però così come impostazione il volante è abbastanza verticale, una posizione di guida da sportiva. E poi quando tu vai a cambiare questi programmi vedi che
cambia il sound, come senti, e anche il cambio adesso a scalato, e anche la grafica del quadro strumenti cambia. In primo piano gli elementi che usi di più nella guida sportiva, quindi giri e marcia inserita, li hai in primo piano rispetto appunto alle altre impostazioni dove il contagiri ha una grafica diversa e oltretutto poi in questo caso anche le altre informazioni che tu vedi cambiano, perché quando tu vai su pista sui programmi più sportivi hai le accelerazioni laterali in G e altri parametri che non vedi in altre condizioni. Vedi, in questo caso hai sempre G, il contagiri con una grafica diversa che ti risulta più immediata, così, no? Però se ti rendi conto quante informazioni ci sono dentro. Addirittura vedi, ti dà in tempo reale anche quanta potenza stai utilizzando e quanta coppia stai utilizzando sempre in questo programma. Sono tutte, secondo me, fonti comunque di distrazione alla fine, no? Anche perché io mi ricordo delle volte che usavo delle macchine che per vedere quanti G fai in curva, cioè sei lì che guardi lo strumento e non guardi la strada, no? È un po'. Sono delle cose molto scenografiche, secondo me, a volte più che vedi tu freni, adesso hai 0,2, adesso chiaramente stiamo facendo delle frenate più tranquille, però in tempo reale vedi sui quattro punti, due laterali, longitudinali della macchina, quanti G stai raggiungendo. E, insomma, ci sono una miriade di informazioni, temperatura dell'olio, pressione di sovralimentazione. Hai un sacco di informazioni che però bisogna un po' usarle con testa, perché sennò si rischia di distrarsi. Va bene, senti, li vale i soldi che costa? È una macchina che secondo te farà breccia? Secondo me sì, allora ci sono un sacco di richieste, perché chiaramente è una macchina anche ormai SUV sono diventati la tipologia di auto più diffusa, quindi moda comunque oggi sul mercato è il SUV più prestazionale che c'è, quello che va più forte con l'immagine più sportiva eccetera, e quindi è un oggetto di moda oggi, no? E soprattutto, a parte l'Italia penalizzata dalle mille tasse che ci sono, superbolli eccetera, all'estero è una macchina che, fai conto, nei mercati, non so, vai a Dubai, in quei posti lì, una macchina del genere è uno status assoluto. Ok, ma a parità di cifra pigli questo o un RS6? Ma io non amo proprio questo tipo di macchina, al di là del fatto che vada benissimo, proprio questo design, questa voler essere un po' fuori strada così non mi piace, però purtroppo io non faccio test, oggi il mercato chiede questo, in tutti i segmenti di mercato poi. Va bene, Fabio, quando su Evo? Su Evo il prossimo numero, il numero di aprile, in edicola appunto ai primi di aprile ci sarà il test completo con anche questo fantomatico tempo in pista che non riusciamo a crederci ancora adesso. Vi ha destabilizzato. Sì, esatto, non abbiamo più certezze. Un SUV che va più forte di una sportiva. Ed è diesel, basta. Non vi abbiamo detto che è diesel. Okay. Esatto. Grazie Fabio, complimenti. Grazie a te, grazie ciao. Di tutto. Ciao.